Intendiamo commentare brevemente una notizia comparsa recentemente sulla stampa e sintetizzata dalla frase: tutta la popolazione dovrebbe sottoporsi a uno screening per la depressione. Affermazione nata da un team di esperti di medicina preventiva americani, pubblicato sul Journal of Medical Association, sull'utilità di sottoporre tutta la popolazione adulta con età superiore ai 18 anni a uno screening per la depressione per il vantaggio dei singoli, della salute dei singoli e della collettività e per il miglioramento delle politiche sanitarie. Dovrebbe essere indirizzata questo screening ai soggetti con età superiore ai 18 anni, senza precedenti psichiatrici, ai soggetti con malattie somatiche, mediche, generale, ai soggetti sottoposti a stress ed eventi di vita altamente significativi, e donne in gravidanza e nel postpartum. Riteniamo che questo messaggio sia di alto impatto, con ricadute importanti sui singoli, sulla collettività e sull'organizzazione sanitaria. Il vantaggio della messa in atto di tali politiche sarebbe quello di individuare precocemente, ancora in fase subclinica, prima ancora che possano essere diagnosticate e percepite quelle condizioni depressive, e poter avviare programmi di trattamento di ordine farmacologico, psicologico e psicoterapico adeguati. Inoltre, questa prassi farebbe sì che le scienze psichiatriche e psicologiche entrino a pieno titolo nell'ambito delle scienze mediche, contribuendo a far svanire e a diminuire quell'alone di pregiudizio e di misteriosità che accompagna da sempre la malattia mentale. Ci auguriamo che questo messaggio sia significativo, sia efficace e venga accolto. Analogo messaggio è quello che la giornata della depressione, ormai da 13 edizioni, diffonde in Italia e in Europa.